stiamo andando verso il parco Sigurtà. Quando siamo arrivati vedrete la bellezza di quel posto. Sì. Prima di lanciare la sigla, cosa devono fare? Mentre noi siamo in viaggio, voi dovete iscriversi al canale e mettere un bel pollicione. E andiamo anche al parco dei fiori. Sì. Adesso lanciamo la sigla e poi ci vediamo al parco Sigurtà. E poi andiamo a Mirabilandia. E domani a Mirabilandia, quindi seguiteci perché inizieranno tanti vlog. Sì. Sigla! Parcheggiare la macchina? Abbiamo parcheggiato. Adesso dobbiamo andare di là per andare al parco Sigurtà e ci sono anche i cerbiatti. Andiamo a vedere e cerchiamo di noleggiare la macchinetta per non fare tutto il giro a piedi. Una bella golf cart. Adesso vi lasciamo anche tutte le mappe con le cose adatte ai più piccolini. Ci sono diverse aree apposta per i bambini. Ricordiamo che i cani non possono entrare. E neanche i gatti. Bambini, c'è il labirinto. Sentiere zigzag, viale delle rose, bossi dalle forme surreali, grande quercia, laghetti fioriti, giardino delle piante piano, speciali, papà. Fattoria didattica, viale delle nuvole fiorite, sì. Meridiana, monumento a Carlo Sigurtà e viale delle caprette. Caprette! Papà è già partito. Guardate, qui c'è anche le differenze da colorare. Sì, hanno dato ad ogni bambino questa mappetta, sì, con dei giochi. Siamo entrati. Mamma, ci sono gli uccellini. Guarda qua! Ah, ma parla anche la macchinina? E la macchinina c'è anche lo schermo interattivo che spiega tutte le cose del parco, vero Lorenzo? Così tu che guidi con papà ci spieghi tutte le cose del parco. All'ingresso ci sono subito i bagni, se avete bisogno di fare una piccola pausa al bagno. E lì c'è la stazione dove parte anche il trenino.
facciamo vedere tutti i mezzi per spostarsi dentro il parco sicurezza. Allora, c'è la golf cart, che è quella che abbiamo preso noi adesso, che costa 18 euro all'ora. Poi c'è la bici elettrica, 6 euro all'ora. Ciao Anais. Il trenino, che è quello che vi abbiamo fatto vedere, che parte dalla dietro e che costa 3,50 euro. E poi si può fare il tour al bordo dello shuttle elettrico. Che cos'è? È una corriera. Ah. Al prezzo di 6 euro a persona per gli adulti e 4 per i bambini. Stai controllando la tua mappa? Guardate i fiori! Ecco che ci spiega cosa stiamo percorrendo. Il viale delle fontanelle, qui ci sono 6 fontanelle in pietra. Vi insegna anche a riconoscere gli alberi. Là c'è il trenino di cui abbiamo parlato prima che sta passando. Di qua. Sì, qui c'è un altro bar. E laggiù c'è una fontana. Ma è chiuso, però si possono usare i tavolini per mangiare. Un trenino a riposo. Mi fa un po' strano andare all'indietro, però. Cosa dice la televisione? Che questo è un ristorante sicurezza. Ah, ecco, questo era un ristorante che però è chiuso. Guardate che bella l'erba curata. Bella, sarebbe bene anche nel nostro giardino. Ma nel nostro giardino ci sono le piante. Sì, quella che dà l'acqua alle piante. No, l'erba mi fa la crescere bene. Pronti che si va in salita? Sì. Tenetevi, piccoli. Mamma, dobbiamo stare attenti, io dai, non scivolare, che siamo dietro. Mm. Possiamo scivolare all'avanti. Mi sta fatto tanto male. Che bel fresco! Di là si va a piedi. Sì, di là si va a piedi e c'è proprio il percorso per le macchinine, che è tutto segnato. Cosa dice? Viale della Boschetta. Ah, mamma, mamma. Aspetta. C'è qualcosa. È il primo step. È qui. Siamo qui noi. Dici? Sì. Questo è Viale della Boschetta. Infatti sembra di essere un piccolo bosco. Noi siamo nella tappa numero 1. Vedi, c'è un bosco. Collegione per il parco sicurezza. Nel parco ci sono delle fontanelle con l'acqua potabile, sono indicate. Trucca il bottone. Trucca. Ecco, potete bere l'acqua. Tienilo fermo, schiacciato. Guarda che belle le ortensie! Ce ne sono anche nel nostro giardino. Ecco, infatti, la curva delle ortensie. Guardate quante belle sfumature di rosa che hanno, rosa, bianco. Fucsia! Wow! Perché dobbiamo fare tutto il giro noi? Cosa aveva detto la signora? Dove siamo? Al parco di Volta. Bravo amore! Dillo agli amici. Al parco di Volta. Andiamo a vedere l'eremo? Andiamo a vedere l'eremo. Mamma, quello lì è cespuglio. Sì, andiamo a vedere lassù l'eremo. Sotto, passa sotto, Anais! Partaci a vedere l'eremo! Guarda che bella, sì. Questa è la collina degli ulivi. Andiamo a cercare questo eremo. Guardate quanti ulivi!
Guardate che belli. Anche noi a casa ne abbiamo. Quattro metri. Le ninfe sono. Attenta, Sofì. Avete visto che c'è scritto cimitero dei cani? Guarda, c'è scritto lì discesa dell'eremo. Vediamo questo eremo, Lorenzo, che no, no, a piedi con dei bambini è veramente difficile vedere tutto, bisogna o farlo col trenino, ma non passa di qua, penso. Eccolo. Qual è l'eremo? Questo. Sì, vai. Piano, senza farvi male. Anche io. Sì, vai, ti aspetto, ti aspetto. Tre, due, attento Lorenzo, 3, 2, 1. Anni. Andiamo a vedere la meridiana adesso. È lassù, sì, è stata progettata per una durata di 26.000 anni. Ma ce ne sono due! A caso qua? Sì, sì. Andiamo a vedere la meridiana. Poi lì c'è anche un altro laghetto. Sono daini. Ciao. Dagli una foglia a quella lì. A me squadra. Che cosa vi ha spiegato il monitor? Che per annaffiare il parco usano 1 milione di litri d'acqua. Dove prendono l'acqua? Dal lago. Dal Mincio. Che è qua a fianco. Venite,
Noi abbiamo fatto anche un video su Borghetto sul Mincio dove si vede il fiume. Sei laggiù dritta? Allora andiamo con la macchinetta di qua, sì. Proviamo ad andare con la macchinetta. Che animali ci sono in questa fattoria didattica? Anatre, poi? La capretta tibetana. La capretta, poi? Questo cos'è? Ai, ai, i dindi. Il di- ai ai ai. Cosa si mangia a Natale? Il? Poi le galline. Madonna, guarda questo che gigante che è. Cos'è? Un gallone. Ci sono, un gallo ciccio. Qui non... Ah, eccola la gallina. Che sono tantissimi. C'è la pecora. Asini. No, questi qui sono cavalli. Asinozzi. Tirate il fieno alle caprette? Sì. Non troppo, eh? Perché? Perché sennò dopo le fa mal di pancia. Come noi quando mangiamo troppo cioccolato. Adesso c'è papà che aspetta sulla macchina. Dai che abbiamo l'autista che ci aspetta. Ciao pecore! Eh sì. Salutate le pecore! Ciao! Andiamo! Mamma, ci sono le nostre amiche palme! Le nostre amiche palme, sì. Quello laggiù è il giardino delle erbe officinali. Le palme non mi sono mancate. Sono più belle le nostre. Queste sono tutte le piante officinali. Ci sono tantissime farfalle. La strada del campagnolo. Strada del campagnolo. Adesso dove andiamo? Qui si intravede il labirinto. Nori, è tutto pieno di ninfe, bellissime. Sì, dobbiamo parcheggiare. Adesso parcheggiamo. Quelle di... non sì, hai visto che belle. Fermi che papà parcheggia. Facciamo prima il labirinto o prima le ninfe? Come volete. Prima le ninfe. Dall'altra parte sedetevi, così avete il lago dietro che vi faccio la foto. Attento a non cadere dentro, allora. Vi sedete che vi faccio la foto? Sedetevi. Andiamo a fare il labirinto adesso? Entriamo nel labirinto? Sì. Scegliete dove andare. Thank you.
400 anni. Wow! Dove andiamo, papà? Guarda quella lì. Questa è una quercia di 400 anni. Papà, dove andiamo? Continuiamo il nostro giro. Continuiamo il nostro giro. È una quercia. Infatti questo è il viale dei giganti secolari, quindi alberi che hanno tanti secoli. Guardate che belli. Questo è il castelletto. Qui c'è il viale dei tramonti, sehr romantisch. Non si può entrare nel castelletto. L'ha detto la guida, è visibile solo dall'esterno. Guardate le ortensie rosa di nuovo, guardate che belle. Anaïs, di agli amici di lasciare un pollicione per le ortensie. Un pollicione per le ortensie. Vediamo se c'è un posto per parcheggiare la macchinetta. No, papà, non giù verso il basso. Verso l'uscita. Sono per andare a piedi verso l'uscita su questi sentieri zigzag. Viale delle rose. Sullo sfondo si erge maestoso il castello Scaligero. E grazie al disambiente gioco di prospettivi, sembra trovarsi all'interno del parco. Che bella. Anche noi, mamma, noi a casa abbiamo le rose quelle lì chiare. Guardale, sì! Mamma, il tuo animale preferito! Guardale! Si muovono! Prendono il sole! Una è lì che nuota! Mamma, guarda laggiù che nuota! No, non ci si arrampica, Lorenzo. No, voglio andare qua. Ah, lì! È grandissima! Tartaruga, sei iscritta al nostro canale? Sì! Per favore. Iscrivetevi al canale, che lo dice anche la nostra tartaruga. Fiori di loto. I giardini acquatici offrono un suggestivo effetto del castello Scaligero riflesso nell'acqua. Al loro interno, una magnifica fioritura estiva. Vi stupirà grazie alle ninfee tropicali e rustiche, giocindine e i pischi lacustri. Che bello, eh? Sembra finta l'erba da quanto è bella. È appuntissimo.
Allora, abbiamo terminato di fare il giro di tutto il parco. Speriamo che vi sia piaciuto. Sì. Se il video è piaciuto, cosa devono fare? Iscriversi al canale e spolliciare. Nei prossimi giorni continuiamo con altri vlog sia a Mirabilandia che al Parco Natura Viva. E quando ci sarà il Parco Natura Viva sarà il mio compleanno. Esatto. Salutate gli amici. Ciao. E ringraziamo Giulia che ci ha fornito gli accrediti per entrare al Parco Sigurtà. Ringraziate. Grazie. Salutate gli amici a casa. Ciao. Abbiamo quasi terminato il giro. Papà consiglia di fare il giro con la macchinetta. Sì, perché si riesce a vedere tutto con più calma. E senza fare troppa fatica. Soprattutto se avete tre piccoli mostri. Noi siamo mostri. Perché con questo caldo. Con questo caldo a piedi non penso che saremmo riusciti a fare tutto il giro. Sì, Anais. Adesso andiamo a riconsegnare la macchinetta, vi ricordiamo che costa 16 euro all'ora, la prima ora 16 o 18? 18. Ecco, 18, la prima ora si paga 18 e poi si paga di quarto d'ora in quarto d'ora. Comunque vale la pena. È bellissima.